Bene, amici di Tennis Stars, ci siamo anche oggi, ore 18:02. Oggi, prima giornata di un pelo di libertà in più, almeno qui in regione FVG, in Friuli Venezia Giulia. Difatti, la gente si è scatenata ed è uscita in massa. Quindi speriamo che vada tutto bene, perché non vorrei che magari, non so, i contagi si risalgano e poi ci dicano: ah, boh, vi abbiamo lasciato liberi, ok, sono risaliti, adesso muove, state a casa. Proprio a casa, ma spero proprio di no. Siamo fiduciosi. Vi presento subito gli ospiti, dopo faccio le mie solite due chiacchiere di presentazione, così intanto aspettiamo che entrino i ritardatari. Oggi abbiamo ospite, lo vedete come dico sempre io, a destra, a sinistra, sopra o sotto, a seconda se usate iPad, telefono, computer e altri strumenti. Oggi è con noi Simone Magnozzi. Ciao Simone. Ciao Riccardo. Simone, che è stato allenatore ma a parte un giocatore di ottimo livello, ottimissimo direi io, poi coach di Cecchinato e adesso di Stefano Travaglia, che chissà se ci guarda, che lo saluto. Tra l'altro, avevo scritto anche lui perché io l'ho conosciuto a dei corsi della GPTCA, se voleva fare un'intervista, ma non mi ha risposto, si vede che sarà impegnato. Salutiamo un po' di persone che sono già dentro. Marcello, Franco, Claudia, ciao Claudia, ti ho risposto alle mail, Claudia, e conosco tuo cugino, mi hai detto Alfonso, gioca i tornei che organizzo io ad Umago in Croazia, quindi lo conosco molto bene, Claudia. Ok, vi metto in chat sotto il link della puntata odierna perché magari avete visto Simone, ho detto ah, c'è Simone, aspetta che chiamo il mio amico maestro che così vede cosa dice, allora ve lo metto sotto come sempre e poi vi condividerò anche il link di Tennis for Africa perché sapete che io sostengo questa Onlus, il progetto loro di aiutare i bambini africani con materiali da tennis usato, quindi palline, racchette, eccetera, eccetera, anche con qualche soldino. E di tutte queste interviste io farò un libro, cercherò di creare una storia e mettere assieme tutte le interviste e parte del ricavato andrà proprio a Tennis for Africa. Bene, nel frattempo sono entrate altre persone perché ci sono sempre quei 10-15 ritardatari, quindi io direi che possiamo cominciare. Allora, Stefano, intanto com'è la situazione là da te? Parliamo subito di cose odierne, poi andiamo nel passato. No, qui da noi siamo in una provincia piccolina, per fortuna non ci sono stati tanti contagiati, ultimamente la situazione si sta normalizzando, mi sembra che negli ultimi 5-6 giorni ci siano stati zero o pochissimi contagiati, quindi diciamo che a breve speriamo di tornare alla normalità. Sì, come penso che tutti lo sperano di tornare alla normalità, speriamo prima possibile. Allora, Stefano, io con gli intervistati di solito, anzi sempre, gli chiedo di raccontare un po' la storia propria con il tennis, cioè l'approccio che hanno avuto da bambino, un po' la storia che nel tuo caso poi si è sviluppata anche da giocatore professionista. Quindi come ti sei avvicinato al tennis, come è nata diciamo, la tua storia? E poi, come chiedo a giocatori, ad ex giocatori, qual è stato il momento in cui ha detto: ma guarda che farò il tennista di professione? Allora, io ho iniziato da piccolo, giocavo a calcio, giocavo anche benino, poi a casa avevamo delle racchette e quindi ogni tanto mi mettevo a giocare contro il muro, mi piaceva e poi sono passato davanti a un campo da tennis con mio padre, avevo 6 anni, ho visto due soci giocare e ho detto a mio padre: guarda, voglio giocare a questo sport qua che non avevo mai visto, perché io giocavo solo contro il muro, ma non avevo mai visto un campo da tennis, e da lì ho iniziato a prendere qualche lezione e diciamo che è iniziata questa avventura. Per quanto riguarda, diciamo, il voler diventare un giocatore, mano a mano ho sempre fatto più sport, però a 12 anni ero uno tra i migliori d'Italia e anche giocavo anche nel club più prestigioso della provincia di Ascoli di calcio, però ho fatto una scelta e da lì ho iniziato a giocare, diciamo, solo a tennis e avevo sempre ben le idee chiare di voler fare il giocatore.
Poi probabilmente avrai fatto anche la trafila, diciamo, dei under 12, under 14, quindi i junior, eccetera, eccetera. Ma qual è stato il momento in cui, o seppure non è stato proprio magari un momento, un click, ma proprio se è stato magari una naturale conseguenza o proprio un momento, non so, un torneo, e così hai detto, ok, qua adesso lo faccio di professione, cioè le cose si fanno serie. Ma io a 16 anni mi son trasferito da qui da Ascoli, mi sono trasferito a Caldaro da Sartori, mi allenavo con Seppi, vivevo con lui a casa della famiglia. E diciamo che da lì ho iniziato a provarci, ho iniziato a crederci. Poi, dir la verità, quando ai tempi c'erano i satelliti ancora. A 19 anni ho vinto il mio primo satellite proprio in casa, in Alto Adige, dove mi allenavo. I satelliti erano praticamente quattro tornei consecutivi che dovevi fare per forza, era diciamo un circuito. E ho vinto lì il primo satellite, praticamente con quel torneo lì mi sono avvicinato ai primi 300 giocatori del mondo, ero abbastanza giovane, avevo 19 anni e diciamo da lì mi sono convinto di poterlo fare come lavoro. Ok, Simo, ci stanno chiedendo da dove in questo momento stai parlando, perché uno chiede, ma da dove sta parlando? Perché visto che parlavi dei pochi casi, eccetera, eccetera. Guarda, sono nel mio regno, sono in mansarda a casa mia dove c'ho una piccola palestrina così dove passo la giornata davanti al computer, mi guardo un po' di video e sono a casa mia, sono vicino Ascoli, in provincia di Ascoli Piceno, tra Ascoli e San Benedetto del Tronto. Bene, ecco, quindi Maurizio hai sentito è da vicino Ascoli. Ok, poi dopo Simone sei entrato nel circuito professionistico, no? Quindi poi dopo tu hai fatto anche il coach, quindi prima lo hai vissuto anche da giocatore. Si leggeva in questi giorni anche il fatto che i primi 100 al mondo volevano aiutare quelli che stanno un po' sotto. E tu sei arrivato fino al numero 74, mi sembra, no? Di best ranking. Può Sì, in essere. doppio 74, in singolo 161, Ah, ok. in doppio 74. E la domanda che ti faccio è: quanto è dura lavorare nei bassi fondi come tennista? Cioè, quanto costa, per esempio, una stagione per un tennista che, non so, è 400 al mondo? Allora, lì dipende tanto anche da come gestisci la stagione, perché dipende se giri con un allenatore, dipende se è un allenatore privato, se giri magari con un allenatore preparatore atletico, se vai a giocare spesso magari tornei lontani. E quindi dipende un po' da queste situazioni, però diciamo che come minimo almeno una stagione di 25-30 mila euro, 40 mila euro li spendi. Ah, diciamo, ti partono. Sì. Io mi ricordo che avevo parlato a un mago con Fabiano e mi aveva detto anche questa cifra. Lui mi ha detto 50, 60, secondo me. Poi, come hai detto tu, chi ti porti appresso, diciamo, com'è stato, no? Senti, c'è subito una domanda di Angelo. C'è una domanda di Angelo che ti chiede, ciao, volevo sapere se nei tornei minori hai sempre riscontrato buone condizioni ambientali e organizzative, oppure se hai qualche episodio in particolare da raccontare. Penso che si riferisca a ITF o Challenge. Allora, ITF naturalmente trovi situazioni un po' più complicate perché l'organizzazione si può permettere un'organizzazione tra virgolette normale. Poi dipende tanto dal paese in cui lo giochi, perché ci sono degli ETF organizzati in Italia ottimi. Per quanto riguarda i Challenger, normalmente i Challenger sono organizzati molto bene perché sono organizzati dall'ATP, che è sempre da un ottimo servizio. Adesso ti dico. Così non mi viene in mente nessun aneddoto riguardante i future, però c'è una grande differenza, praticamente ti alleni sempre con palle usate per trovare i campi, certe volte
giochi su campi dove la palla non rimbalza mai bene. Magari negli episodi, mi ricordo in Egitto, dove i raccattapalle ti attraversavano il campo tra un punto e l'altro a piedi nudi, le righe di gesso che si cancellavano praticamente, arrivavi a fine set che non si vedevano più, quindi le condizioni sono difficili e diciamo ti aiutano a capire che se vuoi diventare forte devi passarci oltre. Esatto, perché si parlava anche nelle altre puntate con un paio di ospiti dell'importanza, dell'utilità dei ETF, perché magari qualcuno tra virgolette, si barcamena in questi tornei e si parlava un po' di professionista amatoriali, quelli che giocano tanto ETF. Secondo te sono utili o è meglio puntare subito, ovviamente avendo i punti, a livello più alto, ai challenge, fare qualifiche magari di challenge o di 250? O perché magari tanti hanno detto, sai, vanno là, fanno il torneo, stanno 3 settimane, fanno un po' di vacanza, non è essere tennisti, qualcuno ha detto. Ma poi dipende sempre come lo si fa, no? Naturalmente ci sono i tennisti giovani, è inevitabile che passino attraverso quei tornei lì o hanno delle wildcard nei challenger. Magari in Italia siamo fortunati che abbiamo tanti challenger e quindi i giovani possono giocare regolarmente nei tabelloni principali. Se no, devi passare inevitabilmente dai future. Comunque penso che da giovani sia formativo passare da lì. E per quanto riguarda magari i giocatori che hanno una certa età e che comunque giocano ancora a future, ci sono sicuramente i primi giocatori che possono essere considerati professionisti e magari altri giocatori con un ranking un po' più indietro che da non considerare professionisti perché non riescono a guadagnare col tennis. Sì, certo, è sempre, anche secondo te, diciamo che la soglia è dentro i primi 100 al mondo come per vivere di tennis? Secondo me adesso con i prize money che si stanno alzando ultimamente sicuramente diciamo la soglia del ranking si è alzata, quindi diciamo che i primi 200-250 giocatori riescono a vivere. Naturalmente non guadagnano cifre come i primi 100, però riescono a sostenersi economicamente. In più possono giocare gare squadre in Germania, in Francia, quindi possono anche prendere dei compensi da lì. Sì, certo, che poi questa cosa della Germania è tanto usata, no? Dai giocatori pro, perché questa lega tedesca si vede che si guadagna bene, paga bene. No, sicuramente è una lega che sicuramente economicamente investe abbastanza, però è soprattutto organizzata bene, quindi ai giocatori piace molto andare lì, ci sono sempre, sono circoli dove ci sono 5.000 spettatori, circoli dove ce ne sono magari un po' di meno, ma sempre arrivano quasi sempre a 1.000, quindi c'è una bella atmosfera e in più si gioca il periodo, praticamente inizia sempre tra la prima e seconda settimana di Wimbledon, quindi diciamo a cavallo della fine della stagione sull'erba e l'inizio della stagione su terra, diciamo i tornei Umago, Bastad, Kitzbühel, quindi i giocatori ci vanno anche volentieri per rientrare in ritmo sulla terra, per giocare qualche partita. Certo. Marcello ti chiede, durante i tornei minori all'estero, no? Quindi ETF e satelliti, ti è mai capitato di essere ospitato da qualche appassionato, magari frequentatore del circolo dove si teneva il torneo, anche magari per abbassare i costi? Guarda, adesso su due piedi non mi ricordo, però è una situazione usata molte volte in America. In America ai tempi organizzavano anche i challenger senza ospitalità e l'housing c'era praticamente sempre. Diciamo che è più un'usanza americana, australiana che europea.
Però mi è capitato magari di andare a giocare delle gare a squadre in Olanda, in Germania, dove ero ospitato magari dal presidente, vicepresidente della squadra o una famiglia amica del presidente. Quindi, diciamo, mi è capitato di stare fuori nazione, ospitato da gente che magari non conoscevo prima. Ok, stavo leggendo un paio di domande. Allora, vediamo, perché così visto che stiamo parlando di questo, qual è la difficoltà maggiore, chiede Angelo, che hai trovato nel passaggio da junior a pro? Nel senso, lo scalino è tanto evidente, non so, per esempio nel calcio già dicono tra Serie B e Serie A c'è un abisso. E nel tennis da junior a pro o dai tornei ITF magari andare ai 250 c'è tanta differenza e se c'è o se c'è dove c'è tutta questa differenza? Allora, guarda, io il passaggio junior pro non l'ho sentito tanto perché ho iniziato a giocare comunque già a 17 anni, praticamente giocavo quasi sempre satelliti o qualificazioni dei future, quindi ho giocato pochissimo junior e quindi ero già abituato, diciamo, a quei ritmi e a quei tipi di giocatori. Penso sia importante per i ragazzi giovani comunque mixare un po' i tornei perché la differenza maggiore è proprio a livello di continuità durante la partita. Magari nello junior trovi junior che giocano molto bene, ma hanno dei momenti della partita dove ti regalano tanto, oppure provano sempre a fare il punto, magari a costo anche di far tanti errori. Invece poi vai a giocare magari dei future o dei challenger e trovi, tra virgolette, il cagnaccio di turno che non ti molla una palla e quindi ti devi sudare tutti i punti. Diciamo che quella è la più grande differenza. Sì, questo qua adesso non mi ricordo chi, sicuramente Giampaolo sta seguendo la puntata, me lo segna perché mi tiene sul pezzo, aveva detto che la differenza era che magari nei tornei ITF Junior cioè, puoi vincere una partita sugli errori dell'altro, quando vai a livello pro la partita te la devi vincere da solo, questa era la differenza che diceva, ma non mi ricordo chi però. Allora, Giulio ti fa una domanda tecnica, nel senso, a te però, potresti chiedere a Simone con quale racchetta giocava, con che tipo di corde e tensione, e se le racchette se le è mai incordate da solo. Allora, giocavo all'inizio giocavo con una Prestige, ho sempre giocato con le XL, con le long body perché sono bassino, quindi mi aiutava un po' con la potenza. E poi verso i 24 anni ho preso la Babolat di Rafa, l'Aerodrive, sempre lunga, e ho giocato fino alla fine della carriera con quella. Per quanto riguarda le corde, ne cambiavo spesso durante la carriera, ho giocato con Luxilon, ho giocato con Babolat, ho giocato con One String, quindi diciamo che le corde sono un po' più facili da cambiare, mentre il telaio è un po' più difficile. Tensione, che chiedeva la tensione. Ah, la tensione lì dipende tanto dalla racchetta con cui giochi, perché con la Prestige giocavo, magari c'erano delle condizioni che giocavo a 18 kg, mentre con la Babolat diciamo andavo sui 24 perché era una racchetta che spingeva molto di più e quindi avevo bisogno di più controllo. Certo. Anche 18 kg, ragazzi, avete sentito? Noi che tirate a bomba il monofilio. Ah, bella questa domanda. Angelo ti chiede, come sceglievi le scarpe? Le scarpe sono importantissime, le scarpe sono importanti. Poi noi avevamo dei contratti, quindi ho sempre avuto dei contratti con marche di abbigliamento, quindi diciamo che cercavo la scarpa migliore di ogni marca. Poi sono stato fortunato perché all'inizio avevo contratto con la Fila e comunque aveva delle buone scarpe, poi ho avuto Asics che aveva ottime scarpe. Diciamo, gli ultimi 5 anni di tour che ho fatto avevo Yoma che all'inizio il primo anno faceva fatica, invece poi dopo ha trovato un'ottima scarpa che è la Pro Roland e
e mi sono trovato benissimo e ancora oggi la uso anche per andare in giro ai tornei come allenatore. Ok, difatti si vede perché quella J non penso che sia Juventus, ma quella J che ha sulla felpa è io. Sì, lo riconosco il logo. Marco ti Buon chiede, occhio. sì. Marco ti chiede, nel circuito maggiore hai mai trovato qualcuno che pur di arrivare in alto magari ti ha fatto o fa o che hai visto fare qualche cattiveria, magari qualche... Ah, ce ne sono tanti. Guarda, io ho giocato contro Kollerer, non so se te lo ricordi, che era sempre uno show giocarci contro, ti diceva di tutto, ti insultava, ti tirava la palla una di qua, una di là, quando non avevamo raccattapalle, ti urlava contro, quindi nel senso Quindi si trovano, poi ci sono sempre, diciamo, trovi di tutti i tipi, no, di giocatori, ci sono quelli che pur di vincere venderebbero anche la mamma e certi magari un po' più tranquilli. certo, sì, assolutamente sì. E Maurizio ti fa questa domanda, visto che parlavi di che comunque nel calcio ci prendevi e anche bene, rifaresti la scelta di esserti dedicato al tennis? Sì, quasi sicuramente sì. No, sono contento della scelta che ho fatto. Molto probabilmente sarei andato avanti un po' di più nei due sport, magari qualche anno in più. Non avrei lasciato così a 12 anni, magari avrei lasciato un po' più avanti, però sono contentissimo di come è andata la mia carriera, di quello che mi sta permettendo di fare nella mia vita. Beh, tu comunque guardavo un po' di risultati tuoi nel 2010, poi questa roba di un mago ritorna sempre comunque, in tutte le persone che ho intervistato qualcuno è sempre passato per un mago e ha fatto qualcosa di interessante, no? Se nel 2000, mi sono scritto, nel 2010 sei entrato in tabelloni e hai perso da Cuevas, adesso non mi ricordo se quell'anno ha vinto, ma forse più avanti ha vinto. E poi nel 2011 a Barcellona tu hai battuto anche Fognini. Raccontaci un po' Sì, quella... allora, il Mago ci venivo sempre volentieri, è un posto stupendo per giocare, c'è una bellissima atmosfera, è sempre pieno di italiani, mi sono qualificato, se non sbaglio, 2 o 3 volte, una volta mi ricordo che ho perso da Ase, Robin Ase al terzo. Per quanto riguarda Barcellona, sì, ho giocato un bellissimo torneo, forse il migliore torneo della mia carriera, mi sono qualificato e poi ho vinto con Fognini, ho vinto con Monaco, Juan Monaco, l'argentino che era primi 30 del mondo, e poi ho perso 6-4 al terzo con Ferrero, giocando una bellissima partita, ho avuto molte chance, peccato, potevo far quarti, però diciamo è stata una bellissima esperienza. Certo, poi dopo quel 2011, nel 2012 guardavo un po', hai cominciato a giocare Challenge e Future e poi diciamo sei un po' sceso. La domanda è come mai se avevi cominciato bene a salire e poi sei ritornato di nuovo giù? È successo qualcosa di particolare? Magari qualche infortunio? Com'è andata poi a scemare, diciamo, la cosa? Allora, ci sono stati un po' di componenti. Allora, sicuramente una è stato un problema con la racchetta, che non riuscivo, sai, ogni tanto cambiano i colori, i modelli delle racchette, non riuscivo più a trovare le mie vecchie racchette. Con il modello nuovo non mi trovavo e ho cambiato racchetta, ho provato a passare alla Pure Drive. E non è andata bene e quindi ho un po' tergiversato qualche anno così. Poi dopo mi sono operato, ho avuto un'operazione e diciamo che dopo l'operazione non sono più riuscito a trovare diciamo, la continuità che ho avuto in quei 2 anni lì. Poi diciamo che a una certa età, andando indietro, ho iniziato a pensare a cosa fare, cosa non fare. E quando ti iniziano a venire i dubbi, allora lì diventa più dura. È il momento di switchare.
Adesso passeremo anche al lato coach. L'ultima domanda che ti faccio da giocatore è, aspetta che adesso è arrivata la domanda di Andrea, vediamo se è inerente. No, questa da allenatore, quindi quelle domande di allenatore te le faccio dopo, le ho lasciate da parte, ma quella che ti faccio ultima da giocatore è se puoi, oppure se anche no, la credenza generale è, beh, figo, il tennista professionista va in giro per il mondo, si diverte, gioca, è così, o invece si fa un mazzo così ed è dura fare il circuito? No, guarda, adesso è dura perché comunque giri 35 settimane all'anno, non hai poco tempo per visitare le città, per godertela, tra virgolette. Io se tornassi indietro me la prenderei con un po' più calma, cioè mi allenerei magari più di quello che mi sono allenato ai tempi, però mi concederei qualche visita in più, qualche città, qualche museo. Diciamo godermi un po' di più anche quella vita lì, perché quando sei giovane magari pensi solo a vincere, sei contento quando vinci e sei sotto un treno quando perdi e ti godi poco, diciamo, le esperienze che puoi fare in quel determinato momento. E quindi da giocatore vivi un po' troppo solo vincere o perdere. E invece quando poi smetti capisci che magari te la potevi godere un po' di più, però in effetti la vita comunque è dura perché ti devi organizzare, diciamo, o sei un top player, oppure ti devi organizzare tutto da solo, organizzare viaggi, hotel, allenamenti, e quindi diciamo che è abbastanza complesso tutto, sei sempre in aereo, sei sempre con la valigia pronta, quindi diciamo è abbastanza dura. Sì, infatti, aspetta che mi sto segnando, valigia pronta. Sì, infatti c'è questa, parlando anche di altri sport, tutti pensano, beh, i calciatori fanno una bella vita. Sì, ma sì, perché guadagnano un casino di soldi, però insomma, dopo non puoi uscire, non devi stare attento a cosa fai perché ti beccano subito. Non è proprio semplicissimo, secondo me. Certo, hanno tanti vantaggi, assolutamente No, sì, ma... diciamo che naturalmente sono tanti lavori peggiori. Io ho mio padre che ha un'azienda di manufatturiera che si alza alle 5 e torna alle 8 di sera. Sicuramente è molto peggio di fare il tennista, però diciamo che il tennista non significa vacanza. Sì, ecco, esatto, questo era il concetto principe. Dopo è ovvio che ci sono dei mestieri che sono sicuramente più duri e magari anche meno divertenti. Poi a un certo punto decidi di darti, diciamo, ai coach. Quando è stato il momento che hai detto, boh, vado a fare allenatore? E come hai iniziato il tuo percorso, diciamo, da coach? E poi ti faccio subito una domanda che me l'ha fatta, aspetta che me la segno. Angelo, ok, vai, così dopo ti faccio subito questa domanda. Allora, praticamente quando ho avuto i problemi fisici che non riuscivano più a farmi allenare come volevo, ho preso la decisione lì di smettere e volevo prendermi un anno, diciamo, sabbatico a casa senza viaggiare. Mi ero sposato da poco, quindi volevo restare con mia moglie. Ero tornato a vivere ad Ascoli e quindi ho iniziato a dare qualche lezione. Da lì mi ha chiamato la famiglia Quincy per allenare il fratello più piccolo di Gianluigi, che ai tempi aveva 14 anni, e ho iniziato con lui il primo anno, e poi dopo 7-8 mesi ho avuto l'opportunità di iniziare con Cecchinato. E da lì, diciamo, sono partito questa avventura e che diciamo che mi sta dando grandi soddisfazioni. Diciamo che però ho sempre pensato di poter fare bene questo mestiere. Anche quando ero giocatore, ero convinto di poter fare l'allenatore alla fine della mia carriera. Forse non me l'aspettavo di farlo così presto, subito dopo, diciamo, dopo un anno diciamo, dal mio ritiro, però ero convinto di poterlo fare bene.
Certo, quindi diciamo che era già usando un termine di questa racchetta qua dietro, era già nelle tue corde il fatto di tornare ad allenatore. E allora la domanda era, da coach, che tipo di formazione hai prescelto? Se hai fatto dei corsi o delle esperienze che ti hanno, diciamo, formato, o se segui anche tuttora in questo periodo dei webinar, ci sono tanti webinar di interessanti con coach di tutto il mondo, anche old school. Qual è stato il tuo percorso, o sei passato proprio dal campo direttamente al campo? Dall'altra parte, cioè, no? Allora, naturalmente ho fatto i corsi della federazione per essere maestro nazionale. Noi come ex giocatori abbiamo, diciamo, una via privilegiata, però comunque abbiamo dovuto fare, diciamo, il primo grado e poi il secondo e il terzo grado insieme. Diciamo che la mia formazione deriva da sicuramente questi corsi mi hanno aiutato. In più l'esperienza da giocatore che ho avuta e l'esperienza dei miei allenatori. Sono stato fortunato ad aver avuto degli ottimi allenatori come Sartori, ho avuto Corrado Borroni, ho avuto Vico, Livraghi, ho fatto un anno anche da Fanucci, quindi diciamo che sono queste esperienze che mi porto dietro, quello che ho imparato da giocatore e quello che ho visto in giro per i tornei, anche da altri allenatori, e anche ora che faccio l'allenatore, comunque parlo con altri allenatori per vedere cosa pensano, come vedono determinate situazioni, e si cerca sempre di migliorare. Il famoso, dicevamo, non ricordo se ieri o l'altro ieri, il famoso rubare con l'occhio. Infatti Marcello fa una domanda inerente e ti chiede, nel tuo modo di allenare, quanto c'è dei tuoi allenatori precedenti che avevi durante la carriera giocatore? Oh, ma sicuramente c'è tanto della mia esperienza come giocatore, e poi naturalmente ognuno vede, diciamo, vede il tennis nella sua maniera, quindi credo in determinati concetti e porto avanti questi concetti qua, però penso che l'importante sia non chiudersi, diciamo, dentro le cose che sappiamo già, ma aprirsi, provare, far provare ai ragazzi determinati cambiamenti, determinate, diciamo, miglioramenti, e vedere come vanno. Non, cioè, penso che non tutti i giocatori si possono allenare nella stessa maniera, quindi bisogna conoscere il ragazzo che si ha davanti e capire qual è la strada migliore da fare con lui. Sì, questa è una caratteristica della quale abbiamo parlato anche nelle altre interviste, di fatto di sapersi, diciamo, modellare rispetto a chi hai di fronte. La domanda che fa Giampaolo è: ma quindi c'è nel circuito pro, c'è tanta condivisione fra i vari coach? Non è che ognuno si tiene i propri segreti, ma c'è scambio di opinioni, diciamo anche di idee? C'è questa cosa? Sì, diciamo che tra quelli più vicini c'è, nel senso, io ho determinate persone con cui mi parlo di più, ho amici che adesso, prima giocavano con me e adesso fanno gli allenatori anche loro, quindi Flavio Cipolla, Francesco Aldi, e quindi tra di noi c'è molta condivisione, nel senso ci diciamo un po' quello che pensiamo l'uno dell'altro. Chiedo sempre aiuto, ho chiesto sempre aiuto a Sartori, che è stato un mio ex allenatore, e quindi mi ha aiutato, diciamo, in questa fase di transizione. E sì, chiedo tantissimi consigli a Perlast quando sono in giro, però naturalmente poi dopo uno va avanti per la propria strada, quindi per le proprie, diciamo, per le
adesso non mi viene la parola esatta, però Dobbiamo seguire magari il suo filone che si costruisce con, che sì, magari la diciamo, sua maniera. ognuno ha la sua strada, poi magari si senti da qualcuno un consiglio, vedi che approccio, come magari approcciarlo sul tuo giocatore, vedere se è una cosa che può funzionare, non può funzionare. Però l'importante è saper bene la strada da percorrere. Poi dopo i consigli sono importanti, però diciamo che l'attore principale sei tu. Se stai solo con i consigli degli altri, diciamo, di strada non ne fai. Certo, sì, chiaro, nel senso devi avere una tua identità e poi magari modificarla se ritieni che il consiglio sia utile e quindi sì, diciamo un po' come che era una volta il dash o il pong, sai quelle cose che facevi da bambino che le Modellare. modificavi. Esatto, no? Tu ti modelli se ritieni opportuno di me, ma l'anima dentro deve essere la tua. Giulio fa una domanda sulla programmazione. Quindi, siccome adesso ci sono tantissimi tornei, la stagione è lunghissima, quanto è importante una programmazione adeguata anche per allungare la carriera dei giocatori e per prevenire gli infortuni? Tu prima hai detto mi sarei preso un po' più calma anche girando nei vari tornei, ma magari anche nella selezione dei tornei. E per un giocatore, diciamo, attuale, quanto è importante una programmazione corretta? Anche per esempio, l'anno che hai fatto nel 2016, nel 2018 con Cecchinato, che ha fatto quell'esploit poi con la semifinale a Roland Garros, e tra virgolette, magari è stato programmato bene. No, la programmazione è importantissima capire quando fermarsi, quando prendere un attimo di riposo, quando allenarsi. Quindi è molto importante e anche lì per ogni giocatore deve essere diversa, perché ci sono giocatori che gli piace giocare pochi tornei durante l'anno e allenarsi di più, ci sono tanti giocatori che gli piace essere sempre in torneo. Magari ci sono giocatori che magari in allenamento non riescono a dare la stessa intensità del torneo, quindi è importante tenerli allenati a quell'intensità giocando tanti tornei. Magari ci sono degli altri giocatori che non hanno quel problema lì e quindi possono anche giocare pochi tornei durante l'anno perché non hanno problemi poi a sviluppare quel tipo di intensità. Sì, direi risposta completa, se sei d'accordo. Chi aveva fatto la domanda, Poi, aspetta. scusami se ti interrompo, dipende Vai, vai. anche poi dall'età del giocatore dal tipo di giocatore che hai davanti, perché naturalmente a 18 anni, 17 anni fai un tipo di programmazione, a 23-24 anni ne fai un'altra, 27-28 ancora un'altra, dipende anche dal tipo di giocatore e dal ranking che hai. E a 37 come Roger? No, 39, quanti ne ha Roger adesso? A Roger ce ne sono pochi, secondo me, c'è giusto Ivan e qualcun altro, gli Ubici si fanno quel problema lì. Vero, sì. E Paolo ti chiede, ma la programmazione viene fatta annualmente o a blocchi più piccoli? No, sempre a blocchi più piccoli. Io faccio sempre dei blocchi diciamo, di 2 mesi. E poi dopo naturalmente la programmazione può cambiare in base anche ai risultati, perché magari tu metti nello schedule determinati tornei, poi magari fai 2 tornei, arrivi in fondo, il terzo torneo ti cancelli e non lo giochi perché hai fatto tante partite prima. Magari invece quei 3 tornei che sono andati, che hai messo in schedule, sono andati male, hai messo poche partite, diciamo, nel motore, quindi fai anche il quarto torneo. Però come diciamo che uno si mette sempre magari 2 mesi di tornei e poi si fa un punto della situazione. Questa è una domanda di Aldo che ritorna un attimo sulla tua carriera da giocatore e ti chiede se ma gioca ancora col manico praticamente rotondo, chiede Aldo Manfredini. Sì, no, il mio è sempre rotondo. Aldo,
Allora, senti, raccontaci un po' quell'anno magico di Cecchinato nel 2018. Perché te lo chiedo? Perché, per esempio, Angelo ti chiede, ma quando prendi un giocatore, come per esempio è stato Cecchinato, di alto livello, lavori sulla tecnica oppure lavori magari sulla parte mentale? Su quali sono i lavori? Perché si parlava anche nelle passate interviste. E non è che diciamo Sarri impara a stoppare a Ronaldo perché sono dei campioni, magari lavorano su altri aspetti. Quindi, che lavoro hai fatto con Simone, là con Cecchinato? Allora, lì c'è. Allora, io quando prendo un giocatore di solito studio sempre il giocatore e inquadro, diciamo, programmo una via per cercare di fargli vincere più partite possibili. Diciamo che con Cecchinato io sono partito in un momento difficile suo perché aveva dei problemi fuori dal campo e quindi diciamo che. Per iniziare ho fatto più lavoro mentale di recupero della voglia di giocare, della voglia di stare in campo e lottare. Poi dopo, diciamo che ho fatto una programmazione, vedendo lui giocare, vedevo che i giocatori lo andavano sempre a prendere, a mettere in difficoltà sul lato del rovescio. Quindi diciamo che il primo lavoro importante è stato riuscire a fargli migliorare la parte del rovescio, quindi c'è stato sia un lavoro tattico, un lavoro tecnico, perché abbiamo lavorato anche sulla tecnica, e tattico anche tattico perché ha imparato a giocare molto meglio in lungolinea, che prima magari usava poco, stava più vicino al campo e quindi perdeva meno campo. Poi le dinamiche sono tante perché una cosa che mi è successo, diciamo, il primo anno che ho fatto con lui è stato il 2017, dove siamo partiti 180 del mondo e arrivato a giugno, diciamo, dopo Roland Garros, che era tra i primi 100 del mondo. E abbiamo notato con tutto il team che era migliorato tanto dalla parte del rovescio, però iniziava a far meno male dalla parte del dritto. E quindi poi abbiamo introdotto, diciamo, un passo successivo di iniziare a far più male col dritto, perché ci sono dei passaggi dove i giocatori, magari migliorando di rovescio, non vanno più a cercare il vecchio punto di forza che era il dritto. Quindi poi abbiamo iniziato a lavorare sul dritto, abbiamo iniziato a lavorare sul servizio. Lui era un giocatore che usava tanto il kick. E abbiamo provato a fargli aumentare la velocità del servizio e quindi il lavoro diciamo che è globale, sia tattico, mentale, tecnico, lavori sempre su tutto, bisogna capire su quale aspetto, in un determinato momento concentrarsi. Per fare questo, così ci metto dentro una domanda di Angelo, usavi o usi anche tuttora la videoanalisi? Ma ti dico, con Cecchinato l'ho usata poco, non l'ho usata tanto. Diciamo che facevo un po' di video io, mi studiavo, però diciamo che ho un buon occhio, quindi a volte mi fido del mio occhio. Invece con Stefano adesso lo sto usando un po' di più. Però anche, si può lavorare benissimo anche sulla tecnica. Senza per forza videoanalizzare con strumenti così Sofisticati. Tu sofisticati. lavori con Raffaele, no? Tataranni, che l'ho Sì, no, intervistato. Raffaele, infatti con Stefano abbiamo iniziato questo percorso con Raffaele che mi dà sempre degli spunti su cui lavorare. E quando ho bisogno di una mano gli mando qualche video e mi dà una mano però diciamo è uno strumento importante però non come ti posso dire cioè non è l'unico Certo. bisogna non tutti tecnicamente possono essere perfetti quindi bisogna valutare bene e infatti con Raffaele lui mi dà le sue idee. E poi dopo io le passo al giocatore.
Con Raffaele abbiamo visto anche il sistema che usa e il database che ha, che è enorme, cioè ha mostrato una roba impressionante di dati proprio che ha, proprio e sicuramente ne ha qua a bizzeffe anche su Stefano. Poi, No, no, poi... Raffaele è proprio un tecnico. Raffaele è un tecnico del tennis. Diciamo che io ci sono, come posso dire, più ruoli, no? L'allenatore di tennis, il coach, quello che gestisce un po' tutto, no? Aspetto mentale, aspetto tecnico, aspetto tattico. E poi ci sono i tecnici, ci sono i maestri che sono bravi con i bambini. Però diciamo l'allenatore deve ricoprire un po' tutti i ruoli. Sì, sono d'accordo con te. Allora, andiamo a vedere un paio di domande. Quella di Marcello ti chiede: ma un giocatore di quel livello là accetta volentieri una modifica tecnica magari sui fondamentali? O è dubbioso, c'è un po' più, ci va con le pinze? Anche lì dipende dal giocatore, ci sono dei giocatori che ci vanno un po' più con le pinze, ci sono giocatori un po' più disponibili al cambiamento, però poi dopo diciamo che il cambiamento, se loro vedono un miglioramento, sono contenti di farlo e iniziano ad aver fiducia, se invece vedono che il miglioramento non funziona, allora ti danno la colpa che Sì, perdono le partite. esatto, quindi devi andare tu con le pinze per le modifiche tecniche, dopo magari che ti vengono a dire. Allora, ci sono abbastanza domande sul tuo rapporto con scusa, con Sartori. Quindi ti chiedono se hai qualche punto cardine del tuo insegnamento, se hai preso tanta ispirazione da Sartori, perché si nomina spesso Max. E anche da Perlas, perché dicono che sia tanto apprezzato dagli addetti ai lavori. No, allora, a Sartori sicuramente ho preso qualcosa da lui perché mi ci sono allenato 10 anni, quindi sicuramente nel mio bagaglio da coach ci sono tanti suoi insegnamenti. E da Perlas, sì, da Perlas gli chiedo consigli ai tornei, lui è disponibilissimo, però naturalmente, come hai detto tu prima, non è che ti svelano i segreti. Il segreto, diciamo, di Fatima, quindi le convinzioni che hai tu sono importantissime. Sartori è stato una fonte di ispirazione perché l'ho avuto come 10 anni come allenatore, però tutte le scelte che faccio io con i giocatori sono scelte che prendo io e diciamo. Prendo poche decisioni perché mi sono state dette da qualcun altro. Certo, sì. Si parla... Torniamo sempre al discorso dell'identità. Quanto è stata utile l'esperienza con Cecchinato per il lavoro con Travaglia e su quali aspetti state lavorando? No, sicuramente è stato importantissimo, sicuramente mi sento un allenatore migliore rispetto a 2 anni fa, 3 anni fa, l'esperienza fa tanto in questo ambiente. Per quanto riguarda Travaglia, la prima cosa che abbiamo lavorato è stato sull'aspetto mentale, sul convincerlo che può giocare ad alto livello. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, abbiamo lavorato tantissimo sul rovescio. Sulla solidità della parte del rovescio e anche con Stefano ultimamente stiamo lavorando sul far più male dalla parte del dritto, essere più aggressivo e dalla parte del servizio abbiamo fatto sia cambiamenti tecnici e stiamo provando ad alzare la percentuale di prime palle. Ecco, difatti qua Paolo ti chiede: ma quanto tempo occorre per modificare o migliorare tecnicamente un colpo? Ad esempio, proprio dice lui, il servizio. In quanto tempo vedi delle migliorie Ma evidenti? allora, diciamo che noi abbiamo la fortuna di lavorare con dei giocatori che sanno far bene il mestiere, quindi dei cambiamenti li recepiscono molto più velocemente di altri.
ci sono dei cambiamenti che non funzionano, lì sta l'allenatore capire se vai a fare un danno, vai a portare un danno con quel cambiamento o no, però non ci mettono tanto, bisogna capire il momento giusto per fare dei cambiamenti, ci sono dei giocatori che magari nei momenti positivi non vogliono cambiare, ci sono dei giocatori che non vogliono cambiare nei momenti, tra virgolette, negativi. E quindi bisogna valutare bene il momento. A me piace molto far cambiamenti, cercare sempre di migliorare anche durante i tornei, quindi sono uno che chiede questo sforzo qua al giocatore, però dai, diciamo che per il momento sta funzionando abbastanza bene. Sì, direi proprio di sì. Franco ti chiede, rimane sempre il fatto difficile emergere diciamo, nel circuito professionistico anche avendo diciamo, il dono della tecnica. Comunque ci vuole sacrificio e lavoro dietro? Ma io guarda, io sulla tecnica starei molto attento perché a volte facciamo passare il messaggio che per diventare giocatori di tennis bisogna giocare bene, belli. Invece secondo me è una cosa molto secondaria. Secondo me ci sono degli aspetti più importanti, ci sono aspetti tecnici, aspetti motivazionali, di atteggiamento molto più importanti della tecnica. Poi naturalmente ci sono giocatori che hanno dei problemi talmente grandi tecnici che se non vai ad apportare delle modifiche non potranno mai giocare ad alto livello. Però diciamo che a volte in Italia stiamo un po' troppo attenti alla tecnica e poco attenti ad altri aspetti. Troppo tecnica e poco gli altri aspetti. Mi segno perché sai che dopo devo fare gli articoli sulle interviste. Allora, io ti faccio una domanda che ho fatto anche a Vincenzo Santopadre, ad esempio, a dei coach importanti che prima erano giocatori, no? Adesso che tu sei coach, cosa diresti al Simone Magnozzi giocatore? Cosa faresti con lui? No, allora, guarda, sicuramente gli starei molto più vicino, gli starei molto più dietro a fargli capire determinate situazioni. Cercherei di farlo sbagliare molto di meno, magari essendo un po' più duro. Io da giocatore cercavo sempre la libertà, volevo essere sempre libero di fare le mie scelte, invece sarei un po' più restrittivo nei miei confronti. Quindi ok. Adesso facciamo un paio di domandine di gossip, ma non preoccuparti, non ti chiediamo niente dal lato femmine, ma Maurizio ti chiede, hai dei segnali segreti, stile briscola, per comunicare col giocatore durante la partita? No, segnali no, diciamo che quando riesco dico qualcosa, magari qualche segnale, come se uno fa così, dice di stare un po' più avanti alla risposta, oppure così stai lontano, però diciamo che col passare del tempo un giocatore e un allenatore si capiscono al volo, quindi basta dire una parola e il giocatore capisce cosa vuole l'allenatore. Poi ci sono situazioni dove è difficile farsi capire perché magari l'arbitro ti controlla e quindi devi stare zitto. Prende sotto occhio, infatti ho intervistato Romano Grigliotti che era arbitro internazionale e ho detto ma i coach parlano con i giocatori mi fa hai voglia? Parlano di tutto, di più, spostano il cappellino visto che vedo che tu hai il cappellino si spostano, si girano la maglia, si toccano la spalla. No, questi livelli non ci sono mai arrivato, non facciamo segnali segreti, piuttosto parlo, mi faccio sentire, però no, segnali segreti non li faccio. Certo, Maurizio ti chiede ancora, qual è il torneo dove ritorni molto volentieri? Che ti piace quindi?
Allora, Barcellona è un bellissimo torneo, oltre ad averci giocato bene, è proprio un bellissimo torneo, mi piace molto. Mi piace molto US Open, a New York ci torno molto volentieri, però diciamo che nel circuito maggiore tutti i tornei sono ben organizzati. Umago è uno dei tornei che mi piace di più, sinceramente, perché... tra virgolette, puoi unire, diciamo, tutte e due le cose, sia il torneo che lì una, diciamo, una media vacanza, perché comunque gli incontri iniziano tardi, c'è il mare, tutto vicino, quindi c'è un clima bellissimo, quindi a Umago ci torno veramente molto volentieri. Sì, concordo, difatti l'altro anno ho fatto uno stage con Patricio Remondeghi proprio durante il torneo di Umago. Alla mattina ci allenavamo a Citanova, che è un po' più avanti di Umago, e poi ci andavamo a vedere le partite ed ad analizzarle. E Umago è proprio bello, anche proprio detto anche dai giocatori, si sentono più tranquilli, camminano in mezzo alla gente, non ci sono, tutte le persone sono tranquille. E come hai detto te, ci sono anche tanti italiani, quindi gli italiani si sentono praticamente a casa quando giocano, è proprio una bella atmosfera. Qui andiamo a fare una domanda di, non so se Angelo non sei della Guardia di Finanza, no dai scherzo, come è strutturato, come funzionano i contratti con i giocatori? C'è una percentuale sui successi oppure hai un fisso? Come funzionano i contratti? No, dipende dal giocatore, dipende dall'allenatore. I contratti possono essere solo un contratto fisso, ci possono essere contratti con un minimo di fisso delle percentuali, contratti con un fisso magari bassissimo delle percentuali più alte, quindi ogni situazione è diversa. Ok, questa Marcello, hai visto la risposta? No, chi era fatto la domanda non mi ricordo, la risposta diplomatica da buon politico. No, scherzo ovviamente. E, ecco una domanda che Fulvio ti chiede, dando percentuali, come dividi le tre aree fisica, tecnica, scusa, fisica, tecnico-tattica e mentale? In percentuale, l'importanza. Ma guarda, io a me queste percentuali così non mi piacciono tanto, Grazie. perché io penso che se, non, se una percentuale possa escludere l'altra, quindi se tu fisicamente non sei a posto, la tecnica conta poco. Se tu tecnicamente non sei messo bene, se sei fisicamente, diciamo, al top, conta poco. Se fisicamente, tecnicamente sei al top, ma mentalmente non ci sei, anche lì conta poco. Quindi io penso che sia un tutt'uno, quindi non si può dare più importanza a una cosa e tralasciare l'altra. Certo, allora facciamo 100, 100, 100, totale 300, così facciamo Bravissimo, bravissimo. un'offerta per oggi. Allora, Marcello ti chiede, lavori anche sul footwork, cioè sulla tempistica degli split step, sui spostamenti a livello di piedi? Sì, ci lavoriamo sia in campo che, diciamo, a secco col preparatore atletico, che diciamo, programmiamo sempre io e il preparatore atletico determinati lavori. Io al preparatore atletico faccio vedere quello che voglio dal giocatore in campo, e quindi poi il preparatore atletico organizza delle sessioni di lavoro proprio sugli aspetti che poi io voglio vedere in campo dal giocatore. Certo, ma prima della semifinale del Roland Garros di Cecchinato, no? Mi viene in mente, c'è tipo il discorso tipo ogni maledetta domenica, quello del centimetro, o lasci il giocatore in pace, magari ci parli il giorno prima o un po' di ore prima? Come hai vissuto quell'esperienza? No, guarda, allora lì con Cecchinato, lui gli piace parlare prima del match, poco prima del match, quindi mi preparavo pochi concetti che lui doveva sapere prima del match. E poi sai, quando arrivi in una semifinale a Roland Garros non serve motivare, perché la motivazione
cioè, il giocatore ce l'ha dentro, non serve. Magari ci sono delle partite dove magari è un giocatore che è forte, va a giocare un challenger, è lì che magari devi trovare un discorso motivazionale, devi trovare degli obiettivi, però una semifinale di Roland Garros, un quarto di finale, la motivazione la trovano da loro, quindi gli spieghi pochi concetti che sono importanti, tattici, e poi a livello di motivazione non c'è poi da parlare tanto. Certo, assolutamente sì, perché penso che a quel livello là, poi come hai detto giustamente tu, sei gasato di tuo. La soddisfazione come allenatore più grande che hai avuto fino adesso è questa? Sì, sicuramente a livello di risultato la semifinale Roland Garros è qualcosa di speciale, però diciamo che come allenatore mi sono posto un obiettivo di cercare di raggiungere il meglio possibile con diversi giocatori, quindi se devo pensare a diciamo, un allenatore di riferimento mi viene in mente Piatti, ma perché Piatti ha fatto bene con tanti giocatori, diciamo la maggior parte dei giocatori che lui ha allenato li ha portati in best ranking, quindi è quella strada che mi piacerebbe ripercorrere. Per il momento ho lavorato con Cecchinato e con Travaglia, tutti e due sono arrivati a best ranking, quindi è una cosa che mi fa molto piacere e spero in futuro di poterlo fare, di migliorare ancora con Stefano e poi di poterlo fare anche con altri giocatori. Nel frattempo andiamo a vedere, per gentile concessione di Roberto, che vedo in linea, questa bella foto di Simone con Stefano. Qua dove eravate, Simone, ti ricordi? Simone Siamo di in Cogni, Australia Open. Australian Open? Sì. Grazie Roberto per le foto sempre belle, che Roberto dell'Olivo, un fotografo, gli ho intervistato l'altra settimana. Grazie Roberto per la foto, sempre sul pezzo. Allora, andiamo a vedere ancora qualche domanda. Maurizio ti chiede, ti senti ancora forte come tennista? Nel senso, magari qualche volta fai da sparring in giochi? Assolutamente no, qua tocchi un tasto dolente perché, no, a parte che gioco pochissimo, perché non mi piace tanto giocare con i ragazzi che alleno perché guardo solo loro e praticamente faccio schifo perché non vedo la palla. E poi fisicamente non sono più, sempre basato tanto il gioco sul mio fisico perché essendo piccolino dovevo essere rapidissimo, velocissimo e ultimamente diciamo che queste caratteristiche sono un po' scese di rendimento, quindi faccio un po' fatica. Bene, altra domanda. Si può essere dei ottimi coach anche senza essere stati degli ottimi giocatori? Ah, sì, secondo me sì, naturalmente come in tutte le cose io penso che ci siano magari delle percentuali, nel senso magari uno che è stato su 100 ex giocatori, magari una 70-60 possono essere degli ottimi allenatori e magari tra i non giocatori, magari su 100 ne trovi 30 che possono essere degli ottimi giocatori, perché comunque le esperienze che hai fatto da giocatore ti aiutano sicuramente, ti possono dare quel vantaggio in più rispetto a uno che non è stato giocatore. Certo, assolutamente, assolutamente sì. Marcello ti chiede, esiste o avete un piano di gioco fisso oppure di volta in base all'avversario cambiate? E quindi la domanda che ti faccio io è, studi gli avversari del giorno dopo o ti affidi alle statistiche di Raffaele o come approcciate i match? Allora, studio i giocatori sicuramente, li guardo bene o male, li conosco tanti. Se non li conosco, mi aiuta Raffaele, mi manda dei video, mi manda delle analisi, parliamo. E poi lì è una scelta che fa l'allenatore: se impostare un gioco per andare sui punti deboli dell'avversario o rimanere sui punti forti del proprio giocatore, lì bisogna conoscere bene il giocatore. Diciamo che qualche
qualche aspetto tattico per far giocare male l'avversario c'è sempre, dove puoi andare a far male, puoi andare a fare male all'altro giocatore, naturalmente rimane i punti di forza del tuo giocatore. Io non posso andare a chiedere a Travaglia di fare serve and volley il 70% delle volte, perché non è pronto per poter vincere una partita così. Quindi diciamo che si può inventare qualcosa, ma in un certo limite. Sì, no, fino a un certo punto. Come vengono scelti gli sparring partner? Cioè, durante i tornei, quando si allena Stefano, oppure per esempio a Umago, vedo che tanti giocatori si allenano fra di loro, cioè fanno diciamo anche la mattina, si allenano fra di loro, fanno un'ora, un'ora e mezza, oppure avete degli sparring partner? Cioè, come lavorate sotto questo punto di vista? Ma i tornei giocano spesso tra di loro oppure fanno sessioni di allenamento con l'allenatore se vuole lavorare su determinati aspetti. Mentre quando ci si allena, magari durante la preparazione, si trovano degli sparring, magari dei giovani che si mettono in due dall'altra parte del campo, così si possono fare determinati lavori. E quando sei ai tornei, naturalmente, di solito io. Se facciamo doppia seduta, magari gli faccio fare un allenamento con un giocatore e un allenamento con me dove gli faccio fare determinati esercizi tecnici, tattici. Bene, Maurizio, alleneresti una donna? Secca, così, a freddo. Questa è una bella domanda. Allora, sicuramente in questo momento sentirei meno pronto rispetto ad allenare un maschio. Però anche lì bisognerebbe provare. Diciamo che Non sarebbe. escludo niente. Sarebbe una bella sfida, ecco, dai, mettiamola così. Senti, Simone, io ti ringrazio. Maurizio dice, secondo me sarebbe adatto. Io ti ringrazio veramente per la disponibilità tua e ringrazio anche i partecipanti che hanno fatto tantissime domande. Io, magari, mentre parlavo con te, sembrava che parlassi io, ma ti mettevo assieme dentro le domande che mi fanno le persone, no? Quindi la faccio come chiacchierata. Ma dentro, ma gli spettatori si sono accorti, ci metto le domande delle persone. Allora, Giulio fa un'ultima domanda. Ti è mai stato proposto un talento under 16 da seguire? Qua sto allenando da 3 mesi, anni di 15 anni, voglio lavorare 4 mesi fa, è entrato quindi stiamo facendo un progetto con l'Academy che ho aperto da poco e quindi diciamo che è una cosa che mi piace fare. E in futuro mi piacerebbe fare ancora di più. Puoi ripetere solo chi stai allenando adesso perché si è sentito male, è andato via un po' l'immagine. No, sto allenando un ragazzo, Andrea Meduri, che è del 2005, che ha vinto i campionati italiani l'anno scorso del 14 e sono praticamente da dicembre che ho iniziato ad allenarlo. E si allena nell'HK che ho fatto qui al Maggioni e diciamo un progetto a lunga gittata e che mi piace molto. Simone Vagnozzi Tennis Academy, come è nato questo progetto di questa SV che ho visto il logo? Bello anche. Grazie. Lì devi ringraziare fratello da lui dietro. A tutte queste cose. Allora, praticamente è nato che qui nelle Marche abbiamo attori che sono sempre dovuti andare in giro per l'Italia o per il mondo per cercare di diventare professionisti. Quindi volevo fare qui vicino a casa un'accademia, un posto dove i ragazzi potevano allenarsi e trovare
diciamo, un'accademia pronta per formarli ad alto livello. Parlando con il presidente del Circolo del Maggioni, dove si organizza il Challenger, ho trovato degli obiettivi questa. Allora, Simone, ti stiamo perdendo a livello di connessione, difatti ti sei frizzato con un termine, diciamo, giovanile, se così possiamo dire, e non ti sento più. Prova a parlare un attimo, Simone. No, l'abbiamo perso. Allora, adesso vediamo se riesco a farlo rientrare, almeno per farci, per farvi salutare da lui stesso. Non so se mi senti Simone, ma l'immagine si è bloccata e probabilmente, esatto, adesso vedo che il microfono non c'è più. Mi senti Simone? Adesso ti sento, sì, ti ho perso Ok. per un po'. Eh sì, hai l'immagine anche bloccata. Allora io approfitterei di andare in chiusura, così almeno ti sentiamo, ti ringrazio per la tua disponibilità. Domani intervisterò Walter Klinghoffer, è la 40ª puntata. Domani lui è stato quello che mi ha dato l'input per fare queste trasmissioni e lui è un esperto di linguistica, di linguaggio emozionale, quindi di come usare le parole giuste, nella comunicazione, che è una cosa fondamentale per i coach. Tu, Simone, cosa chiederesti a lui? Così gli lascio una domanda per domani. Adesso su due piedi non è facile, ci sarebbero tante cose. Allora, no, vorrei sapere se ci sono degli esercizi da poter fare fuori dal campo per migliorare, diciamo, per abbassare, diciamo, la gestione delle emozioni in campo, diciamo. Per non essere troppo emotivi in campo. Ok, domani gliela faccio assolutamente. Bene, Simone, io ti ringrazio veramente tanto, è stato un'ora e quarto, dai, siamo stati bravi. Grazie mille, salutami Stefano, Grazie a te. se lo senti, lui sicuramente si ricorda di me perché ci scriviamo ogni tanto. L'ho conosciuto un corso a Bettona, mi sembra, ma poi ci siamo visti anche un mago, quindi è un gran ragazzo, simpatico anche, tanto simpatico, anche la sua ragazza è simpatica. Bene, grazie Simone, grazie a tutti i partecipanti. Noi ci vediamo domani, come sempre, alle ore 18 con Walter Klinghoffer. Poi mercoledì abbiamo Simone Panichi, eh sì, Simone Panichi, Marco Panichi, che è il preparatore atletico di Djokovic. E giovedì abbiamo Alessandro Giannici, 160 al mondo attuale. E venerdì invece c'è Marco Cernas e parleremo di comunicazione, marketing, eccetera, soprattutto in questo momento particolare. Di dove andranno le ASD e SSD, quindi di solito sono quelli che gestiscono i circoli di tennis, quindi andiamo un po' a parlare di questa cosa qui anche a livello amatoriale. Simone, grazie mille, ti lascio ancora salutare un attimo e poi chiudo. Grazie a te Riccardo, grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato e speriamo di ritrovarci in un momento migliore. Dai, assolutamente sì. Alla prossima, ci vediamo domani, ore 18. Ciao Simone. Ciao Riccardo, ciao. Ciao ciao.